stato molto emozionante. Insomma, sono ritornato nella città dove sono cresciuto come giocatore, come uomo, e quindi non c'è ritorno migliore. Sicuramente sono quelli che sono rimasti nell'immaginario di tutte le persone, di tutti gli aretini, che sono assolutamente vittoria del campionato, salvezza in Serie B, insomma tutte quelle 2 annate e mezzo meravigliose. Quindi insomma sono ricordi che nella mia carriera mi sono portato, mi porto ancora tuttora, e mi hanno permesso insomma di diventare un giocatore importante, e mi hanno permesso anche di crescere come uomo, insomma, eccetera, eccetera. Io mi ricordo quel campionato quando costretti in panchina e chissà cosa sarebbe successo se Elvis fosse stato ceduto ad una diretta concorrente come il Torino. Ah, sicuramente, anche perché l'Arezzo non andò ai playoff per un gol, e quindi sicuramente non saremmo andati ai playoff, avremmo fatto sicuramente i playoff noi come Arezzo, anche perché avevamo una squadra veramente forte, veramente sotto tutti i punti di vista. Infatti, giocatori che oggi che hanno giocato e che sono andati anche in nazionale, quindi squadra stratosferica. Allora, vediamo la tua nuova esperienza, una Sì. nuova ripartenza, quella da allenatore. Qual è stato il tuo impatto con lo spogliatoio? Ma impatto con lo spogliatoio benissimo, perché insomma sono ragazzi giovani, ragazzi che hanno bisogno di comprendere l'appartenenza a questa maglia, hanno bisogno di sentire, di capire che cos'è questa maglia, hanno bisogno di viverla su tutti i punti di vista, e credo che qualcosa posso assolutamente trasmettere a questi ragazzi. Io lo faccio con lo stesso profilo con il quale sono arrivato qua 12 anni fa, e sono arrivato con un profilo basso, quindi il profilo è assolutamente basso, cercando di riuscire a trasmettere umiltà, stimoli e tutto quello che serve per diventare un giocatore, equipaggiarsi per un futuro che non è detto che sia solo sportivo. Per questi ragazzi non tutti arriveranno, comunque un futuro da uomini. Hai già parlato con Mister Sottili, vi siete Sì. confrontati e parlando proprio strettamente di campo, qual è la tua idea di calcio e il modulo? Ma io sono stato, grazie alla società, che è molto interessata al settore giovanile, e al direttore che vuole lavorare col settore giovanile, sono stato una settimana in ritiro con la prima squadra, e ho seguito Mister Sottili, insomma, anche per avere e dargli i giocatori che siano pronti soprattutto sui principi di gioco, perché andare là e mandare i ragazzi che non sappiano neanche che movimenti fa il mister, insomma, è giusto che io gli dia comunque gli stessi input che ricevono là. Sono stato là una settimana, è stato molto bene, e ho visto una squadra che è attenta, sta continuando a fare sicuramente tutto quello che Mister Sottile sta facendo. Una persona di calcio, una persona che ha vinto e quindi sa quello che deve fare per far crescere questo Arezzo.